Gerardo Tancredi. Se siete seduto prima, fratello, mi ha chiamato Tancredi Fentano. I soldi Fentano. Ma poi me ne sono venuto a Civitella. Civitella sono campato. A Civitella mi sono pure morto. Io sono stato in nome del fratello, 70 anni fa. Sono stato in nome del fratello pure morto. Appresso a Fratiavolo, sono perso la ciocca. Solo la ciocca c'è rimasta, anzi, perché non riesco chissà dove l'hanno spessata. C'è rimasta la ciocca della ragazzetta di Pietro, appesa qua, andanza di un mondo di Civitella. Quando siamo scappati da sola, alla fine venne acchiappata. Ma non venne acchiappato il francese, che il francese non mi acchiappava mai, venne acchiappato grazie alla mannezza che si è creata qua. Sta gente che sta con gli francesi, che la mala semente viene buttata i francesi. Perché i francesi prima o poi se ne vanno, un meno venuto se ne vanno, ma sta gente che sta qua, che è fatta a parte con loro, chi se non se ne va? E si stanno i francesi perché con loro mangiano, grazie a loro stanno a fregare tutta la povera gente, si stanno a fare i soldi, sono ricchi, ma più diventano ricchi, più li dai fare, più pulissero l'aria, vuoi sempre acchiappare, sta gente non se ne va. La gente è messa all'erario qua, e chiaro chiaro ci si bagna e ci porta alla miseria. Io che sto qua, a dove mi messo, a guardare questa vallata, a dove una volta vedevo tutta questa bella terra affariata, tutta la parte, ma non vedi più niente, perché i giovani o sono morti combattendo contro i francesi, poi i francesi hanno acchiappato e si sono portati. Nessuno sa che fine è fatto. Di qua non ce ne viene più. Ce ne sono rimasti solo i 10. I 10 che muoiono a secchio, che muoiono a cottuzza, le frasche, le montagne. Vanno trovando qualcosa per cercare di campare. Gli stanno male che fanno a parte che i francesi si stanno a fregare tutto la terra. Tiene nessuno che ce lo fa dire, non ce ne frega niente. Allora basta che tengono la terra, basta che tengono, basta che acchiappano, se può che lo porta a progresso o non porta a progresso, non ce ne frega niente. So come alla faina, quando entra nel rente, alla gallina, la tiene a scannare tutto quanto, se non basta nessuna, no, tiene a uccidere tutto quanto, perché non si abbottano mai. Che se la fa la gente di montagna? Io però guardo, chissà c'è una cosa, mi sono combattuto per le giuste, mi sono morto per le giuste e penso che la gente come a me alla fine per essere rispettata.